Si dice che l'assassino ritorna sul luogo del delitto, questo è un vecchio detto. Noi però ritorniamo su certi luoghi che si stanno a cuore, non soltanto per denunciare, ma soprattutto per incitare, stimolare chi ha la responsabilità della cosa pubblica. In questo momento ad Augusta, da dove noi parliamo, chi ha la responsabilità? I tre commissari, Librizzi, Cogiufa e Puglisi, dei quali abbiamo detto spesso peste e corna, perché li abbiamo visti come isolati dalla loro Turris e Burna, Torre d'Avorio, senza preoccuparsi troppo delle cose nostre, essendo funzionari. Li abbiamo sollecitati e qualche volta abbiamo avuto un minimo di riscontro. Siamo venuti in quest'area qui, in un'area lì vicino dove c'è il chiosco, e abbiamo notato che hanno riparato una piccola cosa che noi avevamo segnalato e che riguardava la pericolosità, soprattutto per i bambini. Ora, noi perché siamo di nuovo qua? Perché più volte abbiamo sottolineato la gravità di questa situazione dovuta all'ex piscina comunale, ex cinema Badiazza, e i commissari avevano recepito la nostra soluzione. Una soluzione che avevamo già denunciato anni fa quando c'era il Consiglio Comunale. Pensate e ricordatevi che si volevano buttare 500.000 euro per ripristinare questa piscina. Era una cosa assurda per tanti motivi, soprattutto perché qui, voi lo sapete, c'è una arteria a scorrimento veloce che si innesta nel ponte Cavalcavia intitolato a Federico II e che è stata teatro di incidenti, qualcuno mortale. Quindi, se si eliminasse questo obbrobrio dell'ex piscina del Grisarena, finalmente ci sarebbe una possibilità di scorrimento veloce sul serio. Allora, i commissari hanno detto, e lo hanno anche annunciato agli organi di stampa quotidiani, che avrebbero eliminato la piscina. Questo lo hanno detto già diversi mesi or sono. Vogliamo mettere un pochino di pepe, così, tanto per sorridere un po', ai signori commissari: quando eliminerete questa piscina? Non crediamo che sia una spesa dell'altro mondo, anche se voi dite che abbiamo un debito stratosferico, però come avete risolto certi problemi di poco conto, penso che si possa risolvere questo problema, soprattutto nell'interesse supremo della collettività. Sentiamo adesso la dottoressa Librizzi riguardo a questo problema della piscina. Abbiamo detto, voi avete assicurato che avreste eliminato questo ormai monumento, questo ex cinema all'aperto, ex piscina, proprio, benissimo. Mi fa piacere che lo dica una persona qualificata e comunque estranea alla nostra città, anche se noi ovviamente siamo legati, anche perché lì c'è un problema di traffico veicolare, no, di scorrimento veloce. Allora, avete detto che si doveva buttare a terra. Sì, allora, sono due elementi importanti. Prima bisogna fare un progetto per la, diciamo, distruzione di questa piscina. È costoso. No, lo fa l'ufficio interno, interno. E quindi questo progetto è già stato fatto. Però, diciamo, è vero che per abbattere la piscina è necessario avere dei fondi. Allora, noi come abbiamo previsto di recuperare questi fondi? Attraverso un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, che era di un importo pari, credo, a 600.000 euro, che prevedeva anche in parte la realizzazione della piscina. Noi l'abbiamo frazionato per diciamo, in maniera tale da servire sia per la distruzione, diciamo, della piscina e per la realizzazione della arteria stradale sottostante. E poi parte di questo anche per l'espropriazione che abbiamo adottato del parcheggio di Punta Faro. Quel parcheggio. Noi abbiamo già fatto tutto, abbiamo solo chiesto il parere della regione, perché occorre anche lì, essendo zona, diciamo, prossimità del mare, quindi c'è necessità di avere una serie di pareri. Quindi c'è il vincolo espropriativo, quella zona sarà espropriata. Per fare questo, però, per pagare l'indennità espropriativa, occorre chiaramente avere dei soldi. Allora, dov'è che in questo momento siamo fermi? Siamo fermi perché è partita la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti dicendogli di modificare la destinazione del mutuo, cioè il mutuo era destinato per questo, quindi invece adesso noi, diciamo, lo destiniamo per questo. Ecco perché, diciamo, abbiamo questi tempi, ma è tutto pronto, il progetto. Appena la Cassa Depositi e Prestiti ci dà il via, noi procederemo. Secondo, così, orientativamente, a lume di naso. A lume di naso, speriamo dopo l'estate. Ah, ecco, va bene.